Alzi la mano chi si è ammalato almeno una volta nella vita. Tutti, vero? Per fortuna tante malattie passano nel giro di pochi giorni con un po' di sano riposo e qualche antibiotico. Ma che succede se nell'arco di 10 anni i sintomi non scompaiono? Kathy ha vissuto una situazione del genere e in questo video vi raccontiamo il suo difficile percorso di guarigione. Iscrivetevi al canale e guardate il video fino in fondo per scoprire che tipo di malattia le stava rovinando la vita. Caroline. Kathy purtroppo non è l'unica persona ad aver sperimentato sulla sua pelle un errore medico. Molte donne vivono la maternità con orgoglio e entusiasmo, quindi la prospettiva di non riuscire a portare a termine una gravidanza tanto attesa può rivelarsi terribilmente dolorosa. Caroline e suo marito Sean avevano già 3 figli, ma desideravano allargare la famiglia con un quarto bambino. La coppia ha tentato per anni di concepire un altro figlio in modo naturale, ma con scarsi risultati. Caroline ha sofferto diversi aborti spontanei e ogni test di gravidanza negativo era una grande delusione. La coppia ha deciso quindi di tentare la fecondazione in vitro e i loro sforzi sono stati ripagati immediatamente. Caroline è rimasta subito incinta e ha iniziato a festeggiare col marito. Poco tempo dopo l'impianto, però, il loro medico di fiducia ha telefonato per comunicare che qualcosa era andato storto con gli embrioni utilizzati. Che cosa poteva essere successo? Caroline e Sean si sono precipitati nel suo studio e lì il dottore ha ammesso di aver commesso un grave errore. La futura mamma aveva ricevuto gli embrioni destinati a un'altra donna ed era rimasta incinta di un figlio non suo. Caroline e Sean hanno deciso comunque di procedere con la gravidanza e di rendere il bambino ai genitori biologici, utilizzando nel frattempo una madre surrogata per il loro figlio. Il giorno del parto si è verificato lo scambio tanto atteso. Caroline ha messo al mondo un bambino bello e sano, che ha consegnato ai suoi veri genitori, mentre lei e Sean hanno dato il benvenuto a 2 gemelli nati grazie alla madre surrogata. Rush. Anche una diagnosi sbagliata può rivelarsi fatale se il paziente in questione non ha la forza d'animo necessaria per riprendersi. Rush aveva solo 7 anni quando è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Anche l'incidente più banale può causare delle ferite che non si rimarginano mai, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Rush si trovava in macchina con sua madre e sua sorella quando un'altra automobile si è schiantata contro la sua vettura, causando un impatto distruttivo. I soccorsi sono sopraggiunti in fretta e hanno trasportato la famiglia in ospedale. Sua madre e sua sorella sono rimaste praticamente illese mentre il bambino aveva subito delle fratture importanti e ha dovuto affrontare diversi interventi. Rush è rimasto in ospedale per settimane, durante le quali non ha potuto fare altro se non dormire. Il riposo può curare molti problemi, ma può rivelarsi pericoloso quando i muscoli si indeboliscono eccessivamente e il corpo perde la capacità di effettuare determinati movimenti. I pazienti di tutte le età che trascorrono diverse settimane in un letto di ospedale hanno bisogno di affrontare un lungo percorso di riabilitazione, durante il quale la perseveranza e lo sforzo fisico si dimostrano le qualità fondamentali per la riuscita dell'impresa. I medici di Rush, tuttavia, erano convinti che il bambino non sarebbe mai tornato a camminare come un tempo. Quella diagnosi ha avuto un impatto molto negativo su di lui, che ha dovuto fare i conti allo stesso tempo col dolore fisico e una terribile pressione psicologica. Per fortuna Rush non era solo. Il suo migliore amico, Quinten, si faceva portare in ospedale da sua madre quasi tutti i giorni per supportarlo e tenergli compagnia. L'allegria e l'ottimismo di Quinten hanno aiutato Rush a superare quel momento complicato e uscire dalla depressione in cui era sprofondato dopo la diagnosi dei medici. I genitori di entrambi i bambini erano felici di avere 2 figli così affiatati, ma la madre di Quinten temeva che la situazione potesse avere un effetto negativo sulla psiche del ragazzo. Quinten si mostrava sempre sorridente davanti a Rush, ma quando tornava a casa piangeva per lui e si chiudeva in un silenzio impenetrabile. Quinten non si è mai tirato indietro e ha fatto compagnia a Rush in tutti i momenti salienti del suo percorso di riabilitazione. I 2 amici erano insieme quando il bambino ha mosso i suoi primi passi dopo l'incidente e hanno festeggiato con allegria quel grande traguardo. Rush si sentiva sempre più forte e coraggioso in presenza di Quinten, che riusciva a smorzare il suo cattivo umore e a fargli tornare il sorriso.
Il bambino si allenava strenuamente per tornare a camminare, perché nonostante il parere negativo dei medici, il suo desiderio più grande era poter correre di nuovo al fianco del suo migliore amico. Dopo mesi di riabilitazione, Rush ha sorpreso tutti i medici dell'ospedale quando ha mosso i suoi primi passi senza stampelle. Qualche settimana dopo è stato autorizzato a tornare a casa e soprattutto a scuola, dove ha potuto finalmente rivedere tutti i suoi compagni e reinserirsi in un clima più disteso. Kathy. Adesso passiamo alla storia di Kathy. A tutti capita ogni tanto di sentirsi più deboli del solito. A volte il motivo è una semplice influenza, ma nel caso di Kathy la situazione era molto più complicata. Era una donna molto impegnata e una madre premurosa. Come molte persone cariche di responsabilità, Kathy ha ignorato i suoi sintomi per diverso tempo, sperando che passassero da soli con un po' di sano riposo. È stata sua figlia Ashley a sollevare dei dubbi quando ha notato che la madre era sempre più stanca e che trascorreva i suoi giorni liberi a letto senza la forza di muoversi o concedersi una passeggiata rilassante. A quel punto, spinta dalla famiglia, Kathy si è recata dal medico per una visita di controllo. Il dottore le ha diagnosticato una banale influenza e ha prescritto dei semplici antibiotici, sicuro che nel giro di qualche giorno i sintomi sarebbero spariti. Kathy ha seguito la terapia del medico, ma invece di migliorare, le sue condizioni sono addirittura peggiorate. Ormai aveva perso l'appetito, era sempre esausta e terribilmente pallida. La figlia Ashley l'ha convinta a tornare dal dottore per una visita più approfondita e la donna si è trascinata nello studio medico. Il dottore era stupefatto. Una donna giovane e sana come Kathy si sarebbe dovuta riprendere dall'influenza nell'arco di qualche settimana. Eppure, la sua paziente era in pessime condizioni. Allarmato a sua volta, il medico ha deciso di sottoporre Kathy ad alcuni esami specifici nella speranza di scoprire quale virus avesse contratto. I valori delle sue analisi del sangue, però, erano buoni e nessun test ha rivelato dei risultati degni di nota. Sulla carta, Kathy risultava in ottima salute, ma bastava una semplice occhiata per rendersi conto che le sue condizioni erano tutt'altro che buone. Il dottore non sapeva come aiutarla e ha deciso di prescriverle una cura di antibiotici ad ampio spettro nel tentativo di debellare qualunque infezione. Purtroppo, le condizioni di Kathy non sono migliorate nemmeno con quella terapia. La donna era ormai ridotta a uno scheletro ambulante e la sua salute mentale stava peggiorando rapidamente. Si sentiva come in un limbo e ha iniziato a temere che nessuno potesse aiutarla. I suoi amici e i familiari erano molto preoccupati per lei. Possibile che fosse tutto frutto di una malattia mentale e che le sue difficoltà non fossero causate da un vero virus? Ma Kathy era sicura che la depressione fosse giunta dopo i primi mesi di sofferenza. Lei e Ashley hanno cominciato a svolgere delle ricerche su internet, tra forum e siti gestiti da specialisti, affidandosi talvolta alla medicina omeopatica e affrontando numerose visite approfondite. Dopo qualche tempo, però, anche Kathy ha cominciato a dubitare del suo stesso corpo. E se fosse stata davvero solo una proiezione della sua mente? Per ben 10 anni Kathy ha continuato a sottoporsi a ogni genere di visita ed esame, ricevendo le cure dei migliori specialisti locali e tentando delle terapie sperimentali costellate di effetti collaterali. Il suo medico curante prendeva molto sul serio le sue parole, ma non era in grado di offrirle una soluzione definitiva e duratura. Kathy era molto stanca e stava pensando seriamente di gettare la spugna. Ormai aveva perso il lavoro e la maggior parte degli amici. Le rimanevano pochi risparmi e nessuno dei passatempi che aveva amato in passato riusciva a trasmetterle gioia. Per tirarla su di morale, Ashley le ha suggerito di ristrutturare il vecchio bagno di casa e portare una ventata di novità nell'appartamento. Kathy non aveva motivo per dire di no. Ha assunto quindi 2 muratori per eseguire i lavori e ha aspettato che portassero a termine il progetto. Prima di iniziare ad abbattere e ricostruire, i 2 muratori le hanno rivolto una domanda che ha cambiato tutto. Quando è stata installata la caldaia? Kathy ha risposto che l'aveva fatta sostituire una 10 anni prima, intorno al periodo in cui si era ammalata. La caldaia non era stata installata correttamente e i tubi stavano facendo penetrare grosse quantità di monossido di carbonio all'interno dell'appartamento. Si tratta di una sostanza altamente velenosa, ma incolore e inodore.
Solitamente basta una visita approfondita al sistema respiratorio per scoprire l'intossicazione, ma per qualche motivo i dottori di Kathy non l'avevano mai individuata. Alla povera donna è bastato sostituire la caldaia per tornare ad appropriarsi della vita che le era stata sottratta. Il suo medico curante è basito dalla diagnosi e Kathy non sa se riuscirà mai a perdonarlo per aver commesso una leggerezza che le è costata 10 anni di sofferenze. Voi che avreste fatto al posto suo? Avete mai avuto a che fare con un errore medico che vi ha messo in pericolo? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.